Oggi vi parlo delle ultime lettere di Jacopo Ortis. È un romanzo epistolare, cioè una raccolta di lettere, un libricino grosso così, che Ugo Foscolo scrive nel 1802. È la storia di Jacopo, appunto il protagonista, e della sua passione per la bellissima Teresa, ragazza di cui è innamorato follemente, ma che deve sposare un altro. Ci sono due momenti in questa storia che mi piacciono molto, due lettere. La prima è datata 11 maggio. Dice così: un'ora prima di mezzogiorno mi sono avviato a fare una passeggiata, ma affannato dal caldo mi sono a mezza strada coricato sotto un ulivo per riposarmi un po'. Mentre me ne stavo lì al fresco, spensierato, voltando la testa ho visto un contadino che mi guardava bruscamente. Cosa fate qui, voi? Sto, come vedete, riposando. E quello, avete voi possessioni? E intanto mi colpisce con il calcio del fucile. Perché? Perché? Sdraiatevi sui vostri prati, se ne avete, e non venite qui a pestare l'erba degli altri. E fate che tornando io non vi trovi. E se ne andò. Sul subito io non avevo badato a queste sue bravate, ma ripensandoci dopo, se ne avete. E se la fortuna non avesse concesso ai miei genitori un pezzettino di terreno, tu mi avresti negato anche un po' di riposo sul punto più sterile del tuo prato. Quando tornai quella sera, trovai lo stesso uomo, il contadino, sulla porta di casa mia. Stava lì col cappello in mano, tutto tremante. Signore, mi stavo aspettando. Domando perdono per prima se per caso vi foste arrabbiato con me. E io gli dissi: rimettetevi il cappello in testa, io non mi sono offeso. Ma perché questo mio cuore, nella stessa occasione, prima è pace pace e poi è tutto tempesta? Forse un minuto prima il mio sdegno sarebbe stato ben più grande dell'insulto. Il contadino intanto continuava a parlare. Vi ho fatto villania, ma io non vi ho riconosciuto. Poi quei lavoratori che segavano il fieno mi hanno detto chi eravate, e allora non importa, buon uomo, non importa. Piuttosto, come andrai raccolto quest'anno? Ah, disse lui, patiremo del caro. Ora vi prego, signore, perdonatemi. Dio voleste che vi avessi riconosciuto subito. Allora gli dissi: buon uomo, conoscendo o non conoscendo, non trattate male nessuno, perché state comunque a rischio di maltrattare il povero o importunare il ricco. E lui disse: dice bene il Signore, dice bene, Dio ve ne renda merito. E se ne andò.